Angelino Alfano è preoccupato. Le forze dell'ordine da che parte staranno? Ancora dalla parte di una politica corrotta o si schiereranno dalla parte del popolo? Ad oggi chiedere alle forze dell'ordine di stare dalla parte del popolo e ribellarsi è reato. Quindi se io adesso chiedo alle forze dell'ordine di schierarsi dalla parte giusta, commetto un reato. L'ho commesso. Le forze dell'ordine hanno fatto un giuramento, che è quello di difendere la patria. Quella patria siamo noi, ma quella patria fatta di italiani non violenti, di italiani che vogliono un serio cambiamento, di italiani che vogliono questi parlamentari abusivi fuori dai palazzi. Le forze dell'ordine devono intervenire laddove ci sono dei facinorosi, dei violenti, questo sì. Ma deve intervenire anche contro chi dell'illegalità ha fatto la propria bandiera a danno di un intero popolo. Contro una politica corrotta, una politica sbagliata. Una politica che spesso e volentieri li usa anche per andare a fare la spesa. Quindi ridiamo lustro anche alle forze dell'ordine, che sono la nostra storia. E a volte, non dimentichiamocelo, sono anche i nostri eroi. Sono quelli pronti a morire per noi. Quindi, se ad oggi è reato chiedere alle forze dell'ordine di stare dalla parte giusta, dico giusta perché io mi sento dalla parte giusta, allora io sto commettendo un reato. Che facciamo? Lo arrestiamo? Arrestatemi, su. Perché oramai abbiamo voglia di giustizia, di legalità. Soprattutto di identità e dignità, quella dignità che questa classe politica ci ha tolto.